Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6 che apriamo parlando di sanità, il nuovo modello di gestione sanitaria territoriale dei pazienti Covid è stato illustrato questa mattina a Pescara dall'assessore regionale alla salute Nicoletta Veri che ha spiegato quello che accadrà con l'impiego dei medici ex USCA, il servizio di Paolo Renzetti. Il nuovo modello regionale di gestione sanitaria territoriale dei pazienti Covid è stato illustrato questa mattina a Pescara dall'assessore alla salute Nicoletta Veri, affiancata dai direttori dell'Agenzia Sanitaria Regionale e del Dipartimento Regionale della Sanità, oltre che dai responsabili delle ASL abruzzesi. L'obiettivo è stato spiegato dall'assessore Veri, è quello di responsabilizzare sempre più il territorio nella cura dei pazienti positivi al Covid, dando un ruolo principale al medico di famiglia che sarà affiancato dai medici ex USCA. Sono in aumento i casi di Covid, ma come noi sappiamo sono casi che non hanno una complessità da un punto di vista di assistenza, però è importante valutarli e soprattutto seguirli e curarli attraverso una rete territoriale adatta proprio per loro. Noi abbiamo, dopo la chiusura delle USCA, organizzato quella che è un'attività proprio sul territorio finalizzata a questo tipo di assistenza, ossia il medico di medicina generale rimane ad essere il punto fondamentale di questa rete, però sarà affiancato nei giorni in cui lui non è presente da una unità di medici composta dagli ex medici USCA che oggi hanno continuato attraverso un contratto a lavorare e attraverso la continuità assistenziale. Il paziente nei giorni in cui il proprio medico è assente può chiamare la continuità assistenziale dove troverà un team di medici ad ascoltare e dare quelle che sono le cure adeguate. Si apriranno degli ambulatori Covid dedicati in base al, alla ridistribuzione sul nostro territorio, ambulatori dove si potranno eseguire quei test diagnostici importanti come primo elemento di risposta per poi valutare se il paziente deve essere ricoverato oppure deve avere un altro iter. Questa rete è fondamentale perché così facendo avremo la possibilità di ridurre gli accessi al pronto soccorso. Nonostante le pressioni da parte del comune di Moscufo che si è schierato a favore del mancato abbattimento della vecchia quercia, l'ANAS non accetta alcun tipo di dialogo e di compromesso. Per questo stamani è stato organizzato un sit-in contro il taglio dell'albero sulla statale 151. Stefano Recanati. La rovella storica di Moscufo è stata condannata a morte. Questa è la denuncia delle associazioni di categoria che stanno provando in tutti i modi a far desistere ANAS dalla scelta illogica di abbattere una quercia secolare lungo la statale 151 che collega l'area metropolitana di Pescara all'area Vestina. Stiamo parlando di una delle strade più pericolose e trafficate d'Abruzzo, dove in passato non sono mancati incidenti spesso mortali. C'è il rischio che nel caso dovesse succedere un incidente dopo questo, dopo l'abbattimento e con questa rotatoria, noi le associazioni ambientaliste Italia Nostra di Pescara e così via ci costituiremo parte civile per chiedere i danni. Il tutto nasce a seguito della volontà da parte della società che si occupa delle infrastrutture stradali di realizzare una rotatoria tra viale Kennedy e l'ingresso per la zona industriale. Un progetto, denunciano le associazioni, fittizio, senza pareri economici, oltre che di pericolosità dell'infrastruttura. Il cartello di cantiere, tra l'altro, è comparso solo a seguito della richiesta delle associazioni. Che non risponde alle normative requisiti che devono avere le rotatorie, che devono essere elementi di sicurezza, sta infatti completamente esterno rispetto alla strada e dà fastidio un albero perché è probabile si rendano conto che qualcuno perderà il controllo della macchina, andrà qui sopra, allora dice per non avere un ostacolo togliamo l'albero. L'albero intanto ha già subito la totale cementificazione del suo spazio vitale fino al colletto, eliminando ogni centimetro di terra. Produce un habitat per l'avifauna, produce comunque ombra in un periodo abbastanza caldo, insomma, quindi noi abbiamo chiesto un tavolo tecnico all'ANAS per poter discutere insieme di eventuali soluzioni per il salvataggio di un albero così importante, ma non siamo stati presi in considerazione. In occasione della cerimonia del 157° anniversario del Corpo delle Capitanerie di Porto, questa mattina a Pescara è stata scoperta la targa di intitolazione della rotatoria di via Tiburtina a Largo Guardia Costiera di Servizio.
Comandante, quella di oggi è una doppia festa perché ricorre l'anniversario della nascita del corpo delle Capitanerie di Porto e poi c'è stata l'inaugurazione di Largo Guardia Costiera Pescara. Finalmente il coronamento di un sogno che abbiamo sempre avuto, quello di dare un maggiore risalto a questo simbolo della Guardia Costiera che ci onora e ci rende orgogliosi, che è l'aereo. Quindi il Largo Guardia Costiera nasce da un progetto d'intesa con il Comune che il Sindaco ha subito sposato e l'abbiamo realizzato grazie a loro ovviamente, e noi veramente sarà un vanto per noi e per tutto il corpo. La cerimonia di oggi conferma il grande legame tra la città di Pescara, una città di mare, e il corpo delle Capitanerie di Porto, in questo caso di Pescara. Certo, ogni città sede di porto ha un rapporto diverso con l'amministrazione comunale perché la maggior parte delle attività si svolgono proprio sulla fascia costiera e Pescara ne è la prova con tutti i suoi chilometri, circa 100 km di costa con gli stabilimenti balneari. E quindi la tutela dell'ambiente, i controlli, tutto quello che riguarda queste concessioni le facciamo sempre d'intesa con loro, per cui c'è un feeling perfetto su queste questioni. Oggi è l'anniversario della nascita del Corpo delle Capitanerie di Porto, nato il 20 luglio del 1865, quando la capitale italiana era Firenze, quindi pensiamo un po' quanto tempo fa. Le Capitanerie di Porto hanno svolto sempre un ruolo importantissimo nel nostro territorio, nella nostra nazione, che è una nazione che ha 8.000 km di coste, l'Abruzzo ne ha 170, per noi vedere le divise bianche della Marina Militare, delle persone che sono addette alla sicurezza e al servizio a mare è una garanzia e quindi ci piace sottolinearlo, ci piace riconoscere al Corpo delle Capitanerie di Porto un ruolo importante e fondamentale sulla nostra realtà, sulla nostra comunità, e per questo le dedichiamo questo spazio di fronte all'aeroporto e credo che facciamo un atto giusto, un atto che era doveroso fare, lo facciamo in un giorno importantissimo, significativo, per rinsaldare ancora di più il rapporto tra la città e il Corpo della Capitanerie di Porto e della Guardia Costiera. Vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento di un incendio che a Cepagatti nel Pescarese sta interessando un capannone nella zona di via della Bonifica. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di una fabbrica dismessa da tempo. Le fiamme sarebbero partite dall'esterno ed avrebbero poi raggiunto la struttura. Il denso fumo nero che si alza dalla zona è visibile anche a chilometri di distanza da Chieti a Pescara e a tutta l'area metropolitana. Oltre ai vigili del fuoco intervenuti con tre squadre, due di Pescara e una di Chieti, sul posto ci sono anche i carabinieri e la polizia municipale di Cepagatti. I problemi del pronto soccorso dell'ospedale di Chieti, e quindi torniamo a parlare di sanità, e la chirurgia oncologica hanno bisogno di un cambio di passo. A volerlo è l'associazione La Gente d'Abruzzo che chiede un nuovo tavolo di concertazione. Selenia Secondi. Si torna a parlare delle urgenze della sanità teatina, in particolare la medicina di emergenza, ma soprattutto la chirurgia oncologica. L'associazione, l'avvocato Gallucci, in prima linea fa un focus su questa situazione. Certamente sì, noi vogliamo tornare ad attenzionare all'indomani di tutte le polemiche che abbiamo seguito, quelle che sono le problematiche urgenti e indifferibili della nostra sanità. In particolare due credo che siano le risposte immediate che vanno date. In materia di medicina di emergenza, mi riferisco quindi al pronto soccorso, alla inadeguatezza del nostro pronto soccorso, dove ahimè i cittadini di Chieti sono costretti a passare ore e ore intere prima di avere una diagnosi, e a me risulta dai dati che ho visto che ahimè la nostra ASL da anni subisce un'enorme emorragia in termini di chirurgia oncologica passiva, cioè di malati di tumore che sono costretti a fare centinaia di chilometri per i viaggi della speranza. Questa è una cosa gravissima che non deve succedere più. È la chirurgia oncologica che fa la differenza. Noi possiamo avere tutte le TAC, le PET-TAC, gli acceleratori lineari che vogliamo, ma chi salva la vita a un malato di tumore preso in tempo è il chirurgo, e dunque Chieti deve diventare una chirurgia oncologica d'eccellenza. Un cambio di passo come lo intravedete? Ma io ritengo, e lo dico senza mezzi termini, che ci siano dei nomi da collegare alle emergenze e alle problematiche sanitarie. Il primo, quello del direttore generale Thomas Schell. Thomas Schell è stato in questi anni sfiduciato dal Comitato di
distretto dei sindaci, è stato sfiduciato di fatto dalle associazioni dei malati oncologici. O il direttore Thomas Schell cambia la sua modalità di gestione o torna in Alto Adige. Il secondo nome che mi sento di fare è quello del ragionier Mauro Febbo, il nostro esponente in consiglio regionale. Ragionier Mauro Febbo, sistematicamente ergendosi a paladino difensore, avvocato della ASL, disinnesca e sterilizza le critiche delle associazioni e commette un doppio danno perché non assume iniziative costruttive. Il terzo nome, quello più importante, è quello del neo primario della chirurgia generale indirizzo oncologico, che è il nostro consigliere comunale Liberato Aceto. Liberato Aceto ha una doppia veste, quella di consigliere comunale e di primario oncologico. A lui il compito di dare vita a un tavolo di concertazione che riunisca magnifico rettore, l'assessore Veriche e del suo partito, il nostro sindaco, il direttore generale e le associazioni, per rispondere alle esigenze dei nostri malati. I macchinari dell'ospedale di Pescina sono obsoleti e andrebbero cambiati. È l'appello lanciato dal sindaco Mirko Zauri per rilanciare una struttura che serve una cospicua fetta del territorio marsicano. Vediamo. Beh, allora la situazione vogliamo che migliori di parecchio, soprattutto per quanto riguarda quello che sono state le richieste fatte insieme all'amministrazione e insieme al vice sindaco, nonché facendo parte anche del comitato ristretto, per quanto riguarda quello che è la radiologia. Abbiamo diverse attrezzature, quasi tutte obsolete. Sia il direttore sanitario che il direttore generale ci hanno fatto visita circa un mese e mezzo fa e si sono resi conto del potenziale che possiamo avere su questa struttura a beneficio di tutto il territorio, e quindi battiamo ancora su quest'idea di comunque andare a fare la sostituzione di questi macchinari, soprattutto per la salvaguardia di quello che è tutto un territorio, soprattutto dovuto al fatto che l'aumento dell'età avanza, quindi la media è molto alta e c'è sempre più bisogno di prevenzione. Anche perché questo ospedale, sindaco, copre comunque una parte importante della Marsica. Sì, soprattutto una parte importante, ma soprattutto non è dovuta al fatto di come è posizionato logisticamente, ma dei numeri che comunque ogni anno porta, ha dei numeri molto più alti rispetto a tanti piccoli ospedali presenti nella regione Abruzzo, quindi diamo merito anche a questi risultati fatti soprattutto da numeri, spesso come ci troviamo nei tavoli tecnici che si vanno a guardare quelli, quindi continuiamo a sostenere quelle che sono la portata di ricettiva che ha il PTA, soprattutto con tutti i suoi laboratori e soprattutto una struttura. Attendiamo delle risposte concrete e nette, ma a beneficio di tutti, non soltanto per la città di Pescina, proprio per il vasto territorio, perché stiamo alle porte del Parco Nazionale, il punto di primo intervento aperto 24 ore comunque conferma di avere dei numeri importanti, soprattutto con l'aumento, con l'arrivo dell'estate, avendo più un turismo di rientro, abbiamo dei numeri importanti da salvaguardare e soprattutto da potenziare. Si chiama Premio Cambiamenti, l'iniziativa della CNA Abruzzo destinata all'imprenditoria giovane. Vediamo. C'è tempo fino al 15 settembre prossimo per iscriversi all'edizione 2022 del Premio Cambiamenti, la manifestazione voluta dalla CNA nazionale per valorizzare e dare visibilità alle neoimprese innovative italiane. Ricca anche quest'anno la dotazione di riconoscimenti attestati che vanno dai 20.000 euro assegnati al primo classificato, 5.000 al secondo e poi un'ampia gamma di premi sotto forma di convenzioni e servizi messi a disposizione dai partner della manifestazione che è stata presentata questa mattina nella sede della CNA Abruzzo a Pescara. È un premio che è rivolto alle start-up costituite dal gennaio 2018 e che hanno viene premiata l'innovazione dell'impresa. L'importanza del premio all'interno del contenitore, del format che la Camera di Commercio Chieti Pescara insieme all'Agenzia di Sviluppo della stessa e all'interno appunto di Visionaria, che è un contenitore nel quale si confrontano gli stakeholders del nostro territorio proprio sui temi dell'innovazione. Un contenitore che oltre al confronto in qualche maniera tende a creare proprio un metodo di relazioni per far sì che il nostro
tessuto imprenditoriale, supportato anche dai premi che come CNA, quindi il premio Cambiamenti, ma come altre associazioni datoriali, Confindustria e altre che sono rivolti appunto al tema dell'innovazione, si mettano insieme e si crea appunto relazione per promuovere il nostro tessuto imprenditoriale. In Abruzzo nascono circa 7.000 imprese, però è anche vero che ne chiudono nello stesso anno circa 5.000, quindi abbiamo un tasso attivo tra apertura e chiusura, ma il dato un po' preoccupante è che in Abruzzo le imprese artigiane, scritte proprio artigiane, in realtà hanno una flessione negativa, cioè delle 1.500 nuove imprese artigiane, quasi 1.600 in realtà nell'anno chiudono. L'occasione del premio Cambiamenti è il momento per fare il punto su questi dati, ma anche il momento di rilancio a favore di nuovi imprenditori che decidono di crearsi un lavoro in proprio attraverso un'attività di impresa e scommette sul proprio coraggio, sul suo proprio saper fare e sulla propria ambizione di imprenditori, non chiedendo quasi niente a nessuno e guardando al mondo all'autoimpiego di fatto. Tutto pronto per l'edizione 2022 di Mediterranea, la mostra agroalimentare più longeva della regione, che dal 22 al 24 luglio metterà in vetrina non solo l'enogastronomia ma anche le mete turistiche dell'Abruzzo. Il servizio. Spegne quest'anno le 36 candeline la fiera agroalimentare più longeva d'Abruzzo. Stiamo parlando di Mediterranea, che si svolgerà dal 22 al 24 luglio presso il porto turistico Marina di Pescara. Tra gli eventi di rilievo, la cena con Tresi e Boigbodin, vincitrice dell'ultimo Masterchef, e l'omaggio al maestro del formaggio, Gregorio Rotolo, recentemente scomparso. Noi abbiamo qui in Abruzzo, nel nostro territorio, un microclima che consente di avere dei vini e degli oli di altissima qualità che negli ultimi anni ha riscosso interesse internazionale, e questo ci fa piacere perché solo 30 anni fa nel nostro territorio non c'era conoscenza di questa qualità di prodotti. A caratterizzare la 36esima edizione di Mediterranea sarà la presentazione delle più suggestive destinazioni turistiche abruzzesi. Infatti tra i 45 stand dedicati alle tipicità sarà possibile fare tappa agli spazi informativi dedicati alla transumanza, all'art bike run and wine, ai borghi, antipasto dell'evento che si svolgerà a settembre con i borghi più belli d'Italia. Le novità però non finiscono qui. Nell'isola dei saperi e dei sapori, spazio esterno al Palabecci, Slow Food e Gal parleranno dei prodotti tipici della nostra terra, tra cui l'olio Evo, protagonista indiscusso della fiera. Nell'area espositiva ci sarà un ampio spazio dedicato quindi alle produzioni tipiche dell'agroalimentare, ci sarà uno spazio street food con cibi rigorosamente abruzzesi e ci sarà anche un'area dedicata proprio alle eccellenze turistiche del territorio. Andiamo avanti, torniamo a Chieti, all'Arena La Civitella, da oggi la rassegna di spettacoli tra musica e cabaret. Grandi nomi si alterneranno in queste tre serate a partire appunto da oggi. Tra le date importanti che riaprono gli spettacoli alla Civitella si parte questa sera con Battista, con il comico Battista, e poi due date domani e dopodomani di musica di qualità, 21 e 22 luglio. Dopo due anni di stop forzato ripartiamo finalmente questa sera con una grande rassegna all'Arena Civitella. Ci piace tornare in questa struttura che ci ha ospitato nell'arco di tutti questi anni con grandissimi eventi. La rassegna di quest'anno prevede tre tipologie di show abbastanza differenti tra di loro, anche per abbracciare un pubblico il più eterogeneo possibile. Quindi appunto, come dicevi tu, partiamo con Maurizio Battista, quindi cabaret è un grandissimo nome della comicità nazionale che vedete spessissimo su Sky e su tante televisioni, e ci teneva tantissimo a venire all'Arena Civitella, dove è presente per la prima volta, quindi è uno show assolutamente imperdibile e vi aspettiamo tutti appunto questa sera. Domani sera un ospite internazionale, è incredibile riuscire ad avere intercettato una delle pochissime date per il territorio italiano disponibili, è Laura Pergolizzi, in arte LP, quindi origini italianissime, un'artista che non ha bisogno di presentazioni, dischi in testa alle hit parade
trade mondiali per tantissimi anni, anche qui una delle pochissime date italiane, l'unica sulla costa adriatica, e ci sono ancora dei biglietti disponibili, quindi assolutamente vi aspettiamo, perché vi garantiamo che dal vivo è un artista assolutamente imperdibile. Grande attesa infine per l'ultima data di venerdì 22 luglio, quando saliranno sul palco Antonello Venditti e Francesco De Gregori. Partono con questo tour il 18 luglio dallo Stadio Olimpico, dove è stato un successo clamoroso. Le date sono state delle date in tutta Italia sold out, questa è già sold out da 2 mesi, e sono due artisti, appunto, come dicevo, che non hanno bisogno di presentazioni, e veramente uno show attesissimo. Ma non sarà finita qui, perché stiamo lavorando anche per un appuntamento per chiudere la rassegna estiva, e speriamo fortemente di riuscirci per portare ancora qualcosa a settembre. Chieti torna a essere protagonista di grandi eventi con artisti internazionali, migliaia di persone parteciperanno a questi eventi con evidenti e concreti benefici per l'economia del centro storico, legato alle strutture ricettive e alle attività commerciali, che già hanno il sold out nelle prenotazioni e nelle partecipazioni, appunto, da parte del pubblico che sarà presente in questi 3 giorni a questi grandi eventi. Stamani a Teramo, in Fondazione Tercas, è stato illustrato il quadro, il tabellone del prossimo Festival Duchi d'Acquaviva, la 23esima edizione, in programma ad Atri dall'8 di agosto. Vediamo. Siamo giunti alla 23esima edizione del Festival Internazionale Duchi d'Acquaviva, un'edizione quest'anno ancora più ricca di appuntamenti, che vede anche spettacoli di teatro e di danza in siti architettonici, archeologici e naturalistici, come la riserva dei Calanchi, e paesaggistici come la Torre di Cerrano. Le grandi novità di quest'anno sono, appunto, questi concerti musica con vista, l'istituzione del concorso internazionale Note di Talento, il solista dell'orchestra riservato a tutti i partecipanti delle masterclass, con la possibilità, appunto, ai vincitori, ai 3 giovani vincitori, di esibirsi con l'orchestra sinfonica abruzzese. Un'altra chicca di questa edizione è l'operetta, la rappresentazione dell'operetta La Vedova Allegra di Franz Lehár, con la regia del grande baritono Bruno Platicò. Quindi abbiamo 23 appuntamenti che si snoderanno dal 4 agosto fino al 2 settembre, che porteranno in Atri, nei comuni limitrofi, 300 musicisti tra solisti, cantanti, direttori d'orchestra, orchestre, ensemble, gruppi da camera e quant'altro. Un'iniziativa assolutamente trasversale, perfettamente coerente con quelli che sono i settori di intervento della Fondazione. Infatti, insieme alla musica, vedremo moltissime esperienze che ci emozioneranno. Prima di tutto, la convivenza di ragazzi provenienti da tutti i paesi del mondo. Abbiamo scoperto, i recenti eventi di guerra ce l'hanno dimostrato, come la pace viva nei cuori delle persone, come l'arte sia un messaggio importante per la pace stessa. Ecco, vedere tanti ragazzi, tanti insegnanti di numerose nazionalità convivere e condividere la passione per la musica sarà sicuramente un messaggio di pace importante. E poi la valorizzazione delle nostre zone interne. Le residenze d'artista costituiscono una delle vocazioni fondamentali dei nostri territori interni, che vivono il problema dello spopolamento. Questa può essere una risposta importante. Ancora una volta ringraziamo le associazioni, gli enti locali che collaborano con Fondazione Tercas per raggiungere il bene comune dei nostri territori. La pagina dello sport, il calcio, un nuovo obiettivo di mercato che sfuma per il Pescara. Salvatore Pezzella ha firmato un contratto biennale che lo lega alla Triestina. Intanto, in vista dell'amichevole di domenica con la Dana Demirspor, la vendita dei biglietti è stata anticipata a questo pomeriggio allo store di via Carducci. Vediamo. Doveva essere il pilastro del centrocampo cui affidare la regia della squadra, ma ora Salvatore Pezzella non è più un obiettivo del Pescara. Dopo settimane di stallo, all'apparenza in attesa di una chiamata giusta dalla Serie B, Venezia in particolare, alla fine Pezzella resta in Serie C e sposa il progetto ambizioso della nuova Triestina, che lo acquista a titolo definitivo legandosi con un contratto biennale. Ecco perché il DS dell'Icari ha virato altrove e per ora tampona con Erdis Kraja, 22enne centrocampista centrale
centrale italo-albanese di proprietà dell'Atalanta, già al Palermo in Serie D e al Grosseto e Lecco in Serie C. Anche se ora l'obiettivo principale, visto che si punta su calciatori giovani, sembra essere un altro classe 2000, Andrea Ghion di proprietà del Sassuolo, che in C ha già giocato al Carpi nella stagione 2021, che nell'ultima annata ha avuto poco spazio in B al Perugia, dove era andato lo scorso agosto in prestito biennale. Il calciatore non sembra rientrare nei piani del tecnico Castori e potrebbe interrompere anzitempo il prestito. Sul calciatore peraltro ci sono le attenzioni del Cosenza. Anche sul fronte portiere la matassa non è facile da dipanare e anche in questo caso la dirigenza biancazzurra potrebbe mettere una toppa con Andrea Daniello, classe 2003, cresciuto nelle giovanili del Teramo e reduce da una stagione col Cagliari Primavera con cui è arrivato a scadenza. Daniello raggiungerà somma riva e dovrebbe essere il terzo portiere. Manca all'appello un potenziale titolare. Insomma, che la rosa non sia completa in questo momento ci sta, ma un po' di fatica si registra a coprire in maniera adeguata i reparti e questo ritardo andrà recuperato per mettere il tecnico Alberto Colombo nelle condizioni migliori per portare avanti il proprio lavoro. Intanto ci sono novità per la biglietteria in vista dell'amichevole di lusso a Palena di domenica con la Adana Demirspor. Per motivi di ordine pubblico si è deciso di mettere in vendita da questo pomeriggio Italiandia allo store di via Carducci. Solo eventuali biglietti invenduti saranno acquistabili al botteghino del campo di Palena. Domenica pomeriggio la dotazione di Italiandi scende a 200, prezzo di 5 euro, ingresso gratuito per gli under 7. Accompagnato dall'amministratore unico dimissionario del Teramo Massimo Chierchia, l'imprenditore Giuseppe Spinelli stamani ha incontrato il sindaco Gianguido D'Alberto. Lo stesso Spinelli ha confermato la volontà di fare calcio a Teramo, ma sarà fondamentale ripartire dalla C e confida nel ricorso al TAR annunciato dalla società biancorossa. Vediamo. Spinelli, intanto come è andato questo colloquio con il sindaco? Ma è normale, come pensavo, positivo a 360 gradi, anche se io uso sempre la frase a 720 gradi, sarebbe dire doppio giro positivo. Ci sono tutte le condizioni, le possibilità di far bene e speriamo di questo ricorso al TAR che ci dà questo grande aiuto che abbiamo bisogno, anzi faccio un appello al TAR di usare un buon senso a questa comunità, avendo avuto già tanti disagi, di non darci il colpo finale a questa comunità perché ne ha bisogno di essere sostenuta, magari nelle disgrazie che ha subito, se oggi magari si userebbe un po' di buon senso. E lo chiedo da parte mia, da Spinelli Giuseppe, che il TAR sia veramente un po' più clemente e darci questa possibilità. Anche se mi danno un'altra possibilità di sistemare qualche cosa e loro mi danno il via, io mi attiverò a sistemare quando la somma mancante, però ho bisogno anche delle garanzie che loro mi danno questa possibilità. E se non gliela dessero? Adesso giochiamoci questa carta e poi si vedrà in discussione il da farsi, però penso ormai non mi posso più tirare indietro perché è una cosa che mi appartiene personalmente, che ci ho lavorato tanti mesi e penso di far bene. Cioè l'ipotesi Serie D con Giuseppe Spinelli e con una nuova società, lei la scarta a priori? Io non scarto niente, però adesso ci dobbiamo battere per la Serie C, perché questo club già è stato già con altre situazioni che ha avuto e non è giusto secondo me adesso levare questo titolo importante di questa grande cittadinanza, questa città che è meravigliosa. Questa è la prima volta che vengo qua, per rispetto anche per la comunità, ho dovuto prima chiamare il sindaco per dirci vorrei venire a Teramo per parlare e mi ha accolto con tanto entusiasmo, questo mi fa piacere, grazie veramente di cuore al sindaco, lo ringrazio, è stato molto cordiale. Ci sono margini per poter fare ancora la Serie C, il TAR poi insomma con i suoi tempi, questi tempi saranno compatibili poi con la compilazione ufficiale dell'organico della Serie C? Allora, secondo me spiragli ci sono, se avete saputo le votazioni sono state 3-2, quindi è stato un margine minimo per quanto riguarda il CONI. Si chiederà la sospensiva, l'avvocato già in questo caso già attivo, chiederà la sospensiva dei gironi della Serie C oppure verranno fatti magari con 2x, perché la stessa cosa vale per il campo basso.
Tutti i servizi che avete visto a breve saranno disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Prossimi appuntamenti con la nostra informazione, i TG delle 19 e delle 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento per i nostri programmi.